Ciao, in questo video parliamo di muscoli, di alcuni dei muscoli più allenati in assoluto, ovvero dei muscoli addominali. Moltissime persone allenano tanto i muscoli addominali a scopo estetico, riuscendoci spesso più o meno, perché sappiamo che l'allenamento non è la determinante fondamentale della tartaruga, ma molti li lavorano, li allenano anche per un discorso, diciamo, funzionale, relativo al mal di schiena, perché si dice che avere gli addominali forti sia un aiuto per il mal di schiena. Questa cosa è sicuramente parzialmente vera, però il modo in cui la maggior parte, stragrande maggioranza delle persone allena i muscoli addominali è di fatto scorretto. E vedremo che questi errori sono sia se volessi allenarli lato estetico, sia soprattutto per allenarli lato funzionale, lato stare bene, lato mal di schiena. E quindi vediamo quali sono questi errori e come non commettere naturalmente. Per chi non mi conoscesse, io sono Marcello Chiapponi, fondatore di L'Altra Riabilitazione, azienda che produce i migliori programmi che tu possa trovare per la risoluzione delle problematiche muscoloscheletriche, per il miglioramento della postura e per il miglioramento dello stato di forma generale, che poi è l'argomento di questo video. Riguardo quindi a questo argomento, il programma di riferimento è Fitness Sicuro, un videocorso, una serie di lezioni personalizzabili molto complete che ti aiutano a rinforzare i muscoli nel modo più sicuro possibile, migliorando contemporaneamente la postura e migliorando anche tutti quelli che sono gli acciacchi tipici che si possono avere a livello di articolazioni e a livello di colonna vertebrale. Se vuoi provare questa metodologia, guarda i link nella descrizione del video, ci sono una serie di contenuti gratuiti di prova. Allora, primo errore, sicuramente quello che si vede tantissimo è lo slancio. Tipicamente cosa si vede? Persona a casa oppure in palestra che, classico esercizio slancio, con uno slancio incredibile di questo genere. Ora, che cosa fa lo slancio? Lo slancio mi permette di arrivare in un punto in cui i miei muscoli non riuscirebbero ad arrivare. Per esempio, se io non uso lo slancio, vado su lentamente. Basta, io arrivo qui. Non c'è verso che possa arrivare più su, ma se uso lo slancio posso arrivare notevolmente più su. Ora, usare lo slancio è un errore sia dal punto di vista fitness generale, perché in realtà non sto usando i muscoli, sto usando la forza dello slancio, e soprattutto è un errore dal punto di vista vertebrale, dal punto di vista posturale. Perché? Perché con quello slancio io vado a creare una extra pressione sui dischi lombari e sulle vertebre, che non si creerebbe se io facessi il movimento lentamente e in modo controllato. Quindi lo slancio è sicuramente il primo errore. Quando io mi alleno, sto facendo il mio crunch, vado su lentamente e magari mi fermo un secondo in questa posizione proprio per essere sicuro di essere nel punto più alto in cui riesco ad arrivare e non oltre. Seconda procedura molto comune, ma di fatto è un errore, la presenza di abbondanti torsioni. Magari arrivo su e giro, giro, oppure anche torsioni. Questa non è proprio una torsione, un'inclinazione, però molto spesso si vedono fare movimenti tipo questo oppure cose di questo genere. Allora, dal punto di vista fitness, non sto facendo potrei sentire stancarsi un po' di più, ma di fatto non sto facendo lavorare di più i muscoli, potrei sentirli un po' più attivi, ma non li sto facendo lavorare tanto di più. In più, dal punto di vista vertebrale, l'associazione di flessione in posizione di carico e torsione è sicuramente la cosa peggiore, lo stimolo peggiore che io posso dare alla mia colonna lombare. Quindi, soprattutto se sto cercando un qualcosa di funzionale, quindi di stare meglio anche con il mio addome, grazie al mio addome che funziona bene, quella è una cosa assolutamente da non fare. Terzo errore: 99,9% degli esercizi addominali che si vedono fare sono tutti esercizi, ritorniamo al nostro classicissimo crunch, super dinamici. E magari fatti a 100 all'ora. Ok, in questo modo. Ora, dinamico significa che io mi muovo, no? Vado avanti e indietro. Però se ci pensiamo, i muscoli addominali non sono fatti per quello, o meglio, non sono fatti solo per quello. Io quante volte al giorno faccio un movimento come questo? Sì, lo faccio quando
io uso i miei muscoli addominali per tenere fermo e spingere, prendere qualche cosa. Quindi la maggior parte del lavoro dei muscoli addominali è tenere fermo. Quindi perché io devo allenarli soltanto velocissimi e soltanto in modo dinamico? È molto utile utilizzare anche degli esercizi isometrici. Tornando al crunch di prima, per esempio, io magari non voglio fare soltanto la variante dinamica, ma voglio fare anche una variante statica, dove io tengo la posizione, cosa che tra l'altro mi impedisce di fare lo slancio di prima, se tengo la posizione. Quindi altro errore sicuramente fare soltanto esercizi dinamici su dei muscoli che sono pensati più che altro per la statica. Altra cosa che non piace sicuramente alla nostra colonna, allora, premesso che il discorso addome alto, addome basso è oramai abbastanza superato dai fatti della ricerca scientifica, però può avere un senso lavorare sull'addome anche con il movimento delle gambe, non solo con il movimento del tronco. Il problema cos'è? Che molto spesso nel fare questo le persone ignorano, perdono completamente il controllo della colonna, quindi la colonna si inarca, non tengo la posizione. Quindi un trucco è che quando faccio l'addome con un esercizio come questo, per esempio, o similari, che prevede il sollevamento della gamba, io metto le mani sotto la colonna, le schiaccio e voglio sentire la pressione della colonna sulle mani e voglio continuare a sentirla per tutta la durata del movimento. Se a un certo punto la perdo, vuol dire che il mio addome non ce la fa più lì e a quel punto vado a caricare sulla colonna lombare. Ecco, la pressione delle mani, la pressione della schiena sulle mani, quindi mi aiuta a regolarmi correttamente per solo quello che riesce a fare il mio addome e i miei muscoli addominali. E poi, ultima cosa, molto spesso nei programmi di allenamento si evitano accuratamente o comunque non si fanno abbastanza quelli che sono considerati gli esercizi più efficaci in termini, qui sto parlando in termini di mal di schiena. Uno degli esercizi più efficaci in assoluto in termini di mal di schiena che coinvolge molto la muscolatura addominale è il side plank. Quindi mi appoggio sul gomito, tengo bene salda la spalla, mi appoggio sulle ginocchia per una variante più semplice, stacco e spingo leggermente in avanti il bacino. Qua ho un forte lavoro dei muscoli obliqui, se voglio anche rendermelo un po' più complesso me lo faccio con le gambe diritte, ma questo è un esercizio che molto spesso viene tralasciato, si vede fare pochissimo perché ha una serie di criticità, magari la spalla, magari non è particolarmente divertente, non è particolarmente dinamico, quindi spesso non viene fatto. In realtà è un esercizio che, se io sto lavorando per rinforzare la schiena, deve assolutamente essere inserito. Quindi piuttosto lo faccio su una sedia, meno inclinato, in modo da avere carico sulla spalla, rinforzo la spalla in modo che sia più in grado di sopportare il carico, ma sicuramente un esercizio che voglio fare. Bene, per questo video è tutto, se il video ti è sembrato interessante non dimenticare di lasciare un mi piace e di iscriverti ai miei canali e se vuoi allenarti con la metodica fitness sicuro non dimenticare di visitare quelli che sono i contenuti di prova, abbiamo una serie di contenuti di prova, allenamenti, esercizi e così via, trovi tutto nel link allegato alla descrizione del video. Grazie mille dell'attenzione, ci vediamo alla prossima.